Lui guardava con la bombolone. Ma io guardo mai, ma tu pare che io alle 10 della sera ho il rosario. Ma qua non lo vuoi dire. Rosario, se dice, a me di cori ci sta anche la notte. Sì, tu di quando pari. Ma va, va, va. Quante volte ti pari, ma sta bene. Ma la di prima ma te le ma è possibile che lì a voi impone? Per forza te lo di, alle 10. Via, via. Ma è 10 della sera. Ma mica io mi sono fatto prego. È davvero, no. Ma alle 10 la sera avrà la guarda anche un po' la televisione. Ti prego, la guardavo, meglio la Madonna. Che la guardavo, no? Ma dal prego, in una sera, dice Rosario, guarda di. Ma come, chi? Ma mannaggia la mia, ma manco il Papa al dire. Rosario una sera, i cardinali, ladri, ladri. Ah, no. Vai, vai. Che è lui? Lascia perdere lì. E va raggiù il costo. Come... Ma buongiorno! Buongiorno il cazzo! Oh, così mi piace. Ma come eri soddisfatto? Sì, sei un po' scaricato perché tutto il giorno il rosario non si può dire, no? No, capito io. Alle sera alle 10 si può rosario. Ma la prima sedia, la smetta che non mi dà da lì. Non mi dà quel. Ma questa è matta. Ma io, oh, hai capito che è matta questa? È matta. Quanto sei bello. Bestemmia. Ma quanto sei bello, eh? Sì. Guarda, guarda. Sono bello il cazzo. Gli viene da ridere anche da lui. Perché c'ha ti viene un po' da ridere perché... È scema. No, che ma bella che siamo partiti a mille stamattina. Io sera io ho detto no, è lì a contabile, sì. Giornata veramente... Corre, corre! Eh? Corre, corre! Che è successo? No! Vabbè! Vabbè! Che è? Sta pieno! Ma è vero! Sta pieno! Sta pieno! Ma pieno di che? Come so? Biondi, mori, pieno di sorche! Come? Come no? Mori, mori, mori! C'è le mischie, c'è neanche biondi! Ma... Mamma mia, c'è qualcuno anche rosso. Anche rosse? Sì, che ha pelle rosse. Mamma, ma guarda, dello spazio per aria? Mamma mia. Sta pieno. No. Sta pieno. Ma davvero? No. Sta pieno, guarda che lavoro. Sta vabbè, pieno. Vabbè, vabbè. No. No. C'è stracca. Vabbè. Te sciacque di coglioni! Ma per piacere! Ma chi? No, così no, vai! Ah, che seppia! Fallo no! Sì, ho da fare anche le mosse! Ho da fare le mosse con la bocca! Provaci, no, fallo! No! Bravo, a culo di gallina, no! Basta, rompi e l'occhio sbiadito al sinistro, sì! Sì, un occhio chiuso non aperto! Fa adesso sinistro antipasto sinistro e fa no! Vai! No, bravo, con l'occhio a destra sinistro antipasto misto. No, fa l'occhio a destra sinistro antipasto misto. Oh, te sciacqui di coglioni. Ma no, a destra sinistro antipasto misto. Ma quelle per fare l'occhio pulci. Dai, come lo va a fare l'occhio a destra sinistro anche quel cosa che capisci quel che dici. Che cazzo dici? Come lo va a fare l'occhio? Dillo. Destro sinistro antipasto misto. Cioè, qua. Ma i freghine dicono... Dicono così. Beh, si dicono così... Adesso sinistro antipasto misto. Vai. Vai, fallo. Il cazzo in mezzo. Ma... Sempre quello, cioè, quello non sa bene. Il rosario fa male. Il rosario proprio... Ah, guarda, Muoio il tavolino gli butta addosso. No, no, la violenza no, ma lì, no. Lì si vuol dire il rosario, vuol dire la mesa. Vuol dire dove parco, va! Non le riprendi queste cose! È davvero, queste cose sono sacre! Cancelli! Cancelliamo, via! Cancelli! Metto la Federica, che mi sono incazzato! Che questa, se noi lì, tu... Tangentopoli, guarda come ride quando c'è la tangente! Come... Sì, beh, la più al pelle, te vedrai che... Guarda come ride con la tangente, fammi toccare la boccina! Fermati! Guarda come ride con la tangente! Mannaggia il crocistrada, fermati! Ah! Sei contento della tangente? Sì. Eh? E quello ci vuole. Fan sorriso da tangente. Dai, fan sorriso. Fan sorriso da tangente. Dai, fallo un sorriso, dai.
fa il sorriso da dentro. Tanto una parte dentro e un'altra parte scappano. Se no troppo ce ne ho, ma c'ho il coso di qui. Ma io. È lei che te li succhia tutti? Hai cagato? Non è vero. Hai cagato? No. E che fatto? Che vuole? Che cazzo dico io? Mamma mia. Hai arzugato? Ma possibile? Ma io sti peccati. C'ho tutti questi peccati. Però nella saccoccia c'è qualcos'altro. Ma un sacco di coglioni. Certo. Ah, tangentopoli. Eccolo. Arzughe? Oh! Arzughe o no? Carzughe! Oh! Sto cazzo! Ragazzi, è il compleanno di Ele e come ogni suo compleanno mi ha offerto una galletta ricoperta di cioccolata. Non è il mio compleanno, ragazzi. È buonissima. Fate gli auguri, mi raccomando. In giro non era Eleonora, ma... Sono Lillo! Che scemo. Incredibilmente con Sono Lillo. Incredibile. Quando arriva Mariano gli rubiamo qualcosa, Va bene. È un pinguino? Ma se me lo rompi. Dai. Dai, dammi il pinguino, là. Dai, il pinguino è più là. A parte i scherzi. Dammi il pinguino, Maria, là. Madonna. Il pinguino, là, e basta. Non compio più niente, giuro. Dammi il pinguino. Coccodrilli, vi ricordo che alle 19 sarò in diretta con Lorenzo per raccontare la sua storia. Quindi... ore 19, tutti belli carichi, se volete sentire qualcosa di veramente bello. Eccolo, scappato. Non sembra mai lui, il bello de Roma. Chi è questo? Il bello. Ma chi è? Roma. Non lo conosco io. Chi è? Boh. Chi è sta confida? Edizione che Benedico Suave sei. Levate, va via che tu c'è il diavolo. Va via che c'è il diavolo addosso. Bello de Roma! Na scatapusti scapramato! Ma via, va! Olè! Guarda come ride, contento di rivedere gli amici, Guarda come ride! Come ride! Guarda come ride, coccodrillo! Fermati, dai cazzotti! Coccodrillo show! Fermati, va via! So io! E loro, e noi altri? Voi altri non siete un cazzo. Ma Marchesino Scrocchella! Tu sei come me? Scrocchella! E anche Filiberto, perché abbiamo fatto una piccola riunione, abbiamo sentito una cosa? Abbiamo sentito una cosa bellissima. Che lui non l'aveva sentita. Quest'estate spopolerà quest'estate. Che io non l'avevo mai sentita. Ai, è una cosa... Bellissima! Quest'estate ci divertiremo! Ah sì, sempre se ce lo permettono, ma. Va bene. Però dai, noi siamo fiduciosi sempre anche perché. Se ce lo permetteranno. Panorama, dove l'ho portati, signori, Che c'è sta di qui o no? Questo è San Francesco. E che c'è stanno? D'Italia. E che c'è sta San Francesco? E che c'è stanno dentro? Che c'è sta? I santi che protettori. Sta? Sta il giorno quando mi si strafoga? No, è il giorno si ne mangia anticchio più. Il giorno che fo? Te strafoghi con la pasta? Con la pasta? Quante ne mangi? Ma ne mangi 50 grammi, mamma che? Sì, 50. 50 grammi credo. Per volta? No? Per volta. Eppure mangi 50 grammi di pasta. Io ho tre sforchette a 50. L'altro ieri mi pare, ha fatto i spaghetti, ne ha fatto netto, due. Sì, con tutti i maghi. Ma le vodka, con tutti i fegatelli. Mica la figa. A sottopalla come siamo messi? Sto fermo scemo. Come siamo messi a sottopalla? Fa sentire la pressione in sottopalla. Fermate, levate di coglioni. Fammi sentire la pressione. Mannaggia il carrettino a mano. Fammi sentire la pressione. Levate di coglioni.
Ecco, guardate che ci è arrivato, ma che è? Facciamo l'unboxing. La cortella del prosciutto! La cortella del prosciutto! Le ha tocca, porca maglia! Hai capito? Ma se fai gli unboxing! Non ce l'ha tagliata, niente! Ma è un coltello, come un altro! Non è più buona! Ma è coltello come un altro! Ma come un altro? Pini un altro allora! Non questo! Non capisce niente! Guarda che bello, un compressore ci ha regalato! Top! Ah, il service! Grazie mille! È un compressore! Che è? Che è? Che è? Contento, soffia così il compressore! Fermate Dio! Una diretta bellissima! A tratti molto emozionante, ma anche molto divertente. Ringrazio tutti quelli che hanno partecipato. Ringrazio anche Seba, Damiano, Roberto, chiaramente anche Lori. Sono super felice e niente, adesso vado a cena. Stasera ci vediamo per un'altra diretta un po' più leggera e divertente, anche se ci siamo stradivertiti anche prima, perché poi, a parte l'emozione iniziale, è andata benissimo. Qua sta soffiando per inserire ceci ceciati con doppio pane ripanato, triplico pane ripanato con doppia ceciata, ancora riparte con il cucchiaio, incredibile, no, non voglio... Sta arzugando, guardatelo, è ancora preso destro, sinistro, antipasto miso, sta mangiando ancora i ceci... Arzugata o no? Ma che se fa? Ma vuoi cazze mie... E se ne esce così elegantissimo, sempre alla moda, sempre diretto, sempre vero, nonno Faustino, buonasera, benvenuti, yeah! Ah. Vabbè, la metto di là. No, che sto entrando, la butto via tu. La magno io. Avrei a stare attento. Cioè, da quanto attento a te? Ma dai, che quella è dolce, la mia. Che è lui, un cane? È un figlio della mignola. Adesso sono qui. Adesso sei qui. Drilli, qui abbiamo una persona che ha visto delle foto della macchina di nonno. Stavolta si incazza. Quanto? Tanto. Quanto? Secondo me tanto. Ma si arrabbierà più o meno di quel famoso video in cui sono entrato con il booster? Chi ancora non l'ha visto questo video è su YouTube, basta fare swipe up, andate a vedere quello che ha combinato quando sono entrati in casa con il motorino. Fate swipe e state attenti questi giorni. Coccodrilli, buonanotte. A domani con le nuove avventure. Mi raccomando, sempre belli carichi, eh. Oggi è stata una giornata, vabbè, che ve lo dico a fa. Chi ha seguito sa. Quindi, sono super soddisfatto. E noto tanti messaggi in cui dite grazie per farci ridere in questo periodo. Ragazzi, sono super orgoglioso, grazie a voi che ci siete, grazie a voi che dimostrate tutto l'affetto del mondo e spero sempre di strapparvi un sorriso, perché per me è proprio una cosa che va oltre, quindi lo faccio sempre con piacere. Buonanotte.